Il nostro vuole essere solo un saluto, vuole essere un ricordo, soprattutto vuole essere quello che la nostra comunità tutta si stringe intorno ai familiari di Torino Maiorano e di tutte le vittime di mafia. Il nostro è un saluto, è un caro abbraccio, anche se non posso farlo fisicamente, ma un abbraccio a tutti quanti voi e un abbraccio a chi oggi ci vede da lassù. Grazie tante. Salvatore Altimare. Francesco Bruno. Nicola Campolombo. Mario Gilento. Fazio Cirolla. Sergio Cosmai. Catello degli Udicibus. Mario Dodaro. Lucio Ferrami. Luigi Gravina. Mario Lattuca. Giannino Losardo. Pompeo Brusco. Tonino Maiorano. Pompeo Panaro. Silvio Sesti. Roberta Lanzino. Alessandro Bozzo e tutti coloro che ancora attendono verità e giustizia. Sono 13 anni che ci occupiamo di preservare, di conservare la memoria di Tonino Maiorano e di tutte le vittime innocenti del nostro territorio, ma è con immenso orgoglio che quest'anno possiamo dire che discutiamo con la città, insieme alla città, con il nostro gonfalone alle spalle, col sindaco e col vice sindaco qui insieme a noi. È una circostanza che merita veramente di essere ricordata, perché vuol dire che questi lunghi anni di lavoro certosino, talvolta sì, ci sono stati, come non dimenticarlo, ci sono state delle incomprensioni, delle disattenzioni, e quando dico amministrazione comunale non sto personalizzando, perché ovviamente si tratta di un periodo talmente lungo che ne abbiamo avute, no, di persone e di interlocutori, ma questa volta vuol dire che abbiamo lavorato bene, e questa giornata, questo momento di memoria collettiva è diventato veramente un patrimonio di tutti. Era quello che volevamo, lo volevamo con i Maiorano, lo volevamo con i Panaro, con i Lattuca, con tutti, con i Gravina, con tutti i familiari direttamente colpiti dalla furia della criminalità organizzata paolana. Detto questo, dici bene, ci sono i bambini che nascevano quel giorno del 2004, ormai sono grandicelli, e anche a loro va raccontata questa storia, la storia di Tonino. Veramente noi le raccontiamo sempre tutte quante. Tonino era un operaio forestale. Quella mattina del 21 luglio era sul posto di lavoro, faceva il turno di mattina. Lui era il centralinista della squadra antincendio. E erano stati collocati, la squadra era stata collocata all'interno dei locali siti nel palazzetto dello sport. La sua stanza, dove c'era il suo telefono, quello da cui riceveva gli allarmi antincendio per capirci, e da cui gestiva il lavoro degli spegnitori, insomma, per capirci, era particolarmente calda, per cui l'amministrazione, proprio pochi giorni prima, dietro varie insistenze, aveva fornito questa stanza di un telefono portatile, per cui l'addetto, chiunque fosse, poteva fare il suo turno anche senza stare in quella stanza caldissima, soffocante, senza finestre, con quella piccola vasista in alto. Per cui Tonino, preso servizio, aveva preso il suo telefono portatile e si era messo sulla porta, e stava lì col suo telefono vicino e stava in piedi davanti alla porta. Nella sua stessa squadra c'era Giuliano Serpa. Sembra passato un secolo, oggi Giuliano Serpa è un collaboratore di giustizia, ha dato delle informazioni molto importanti alla magistratura che hanno consentito di portare avanti delle inchieste molto importanti, dei processi molto importanti, ma in quel periodo, quel giorno, lui era l'esponente di spicco della cosca storica paolana, della cosca Serpa, ed era obiettivo di un omicidio progettato dalla cosca avversaria, la ditta Scofano, la cosca Ditto Scofano Martello. Questa cosca aveva incaricato due criminali provenienti da Firmo e aveva dato loro
un identikit, avevano detto che Giuliano Serpa lavorava dalle alle in quel determinato punto, dopodiché avevano fornito ai killer una descrizione. Poi il killer, proprio l'esecutore materiale, si è pentito, ha collaborato con la giustizia, quindi è stato lui stesso a raccontare questo dettaglio. Mi avevano detto che aveva una capigliatura folta e brizzolata. Purtroppo però non era l'unico. Il killer non lo sapeva, sapeva soltanto questo. Anche Tonino Maiorano aveva una capigliatura folta e brizzolata. Per cui quando i due assassini a bordo di uno scooter sono arrivati sul piazzale, l'unica capigliatura che hanno visto in quel momento era quella di Tonino, e gli si sono avvicinati e gli hanno sparato un colpo, due colpi, tre colpi. La vita di Antonio Maiorano è finita così, sul piazzale del nostro campo sportivo. Tonino è una vittima di mafia, guai a parlare di errore. Si è detto che era nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, il giorno sbagliato. Tonino era nel posto giusto, era sul posto di lavoro, nell'orario giusto, nel momento in cui doveva lavorare. Stava facendo quello che doveva fare. È la mafia che non doveva essere lì in quel momento. È la mafia che non deve essere qui. La manifestazione di Libera. Si è parlato, hanno letto i nomi di 900 vittime di mafia. 900 vittime di mafia, di cui a distanza di 10, 20, 30 anni sappiamo i nomi, ma non conosciamo mandanti, esecutori, responsabili. 900 vittime di mafia che, come Tonino, non hanno scelto di essere degli eroi, lo sono diventati loro malgrado. Gli eroi sono Falcone, sono Borsellino, che hanno deciso di fare della lotta alla mafia la loro ragione di vita. Lo è Boris Giuliano. Oggi il 21 luglio ricorre il triste anniversario anche della morte di Boris Giuliano, una delle più grandi menti investigative che l'Italia abbia mai avuto. Cioè, chi come me ha avuto l'onore e la fortuna di fare l'università nella lotta antimafia in quel di Palermo in quegli anni, ha potuto apprezzare il lavoro che ha fatto ed è stato per noi di grande esempio. La mafia si combatte con la cultura, è l'unico modo per combattere la mafia, c'è poco da fare, non serve la repressione, non servono tribunali, non servono magistrati, perché quando arriva un tribunale, arriva un magistrato, arrivano le forze dell'ordine, siamo già in ritardo, non stiamo facendo prevenzione, stiamo facendo repressione, e la mafia si può combattere solo con la prevenzione, e l'unico sistema di prevenzione che conosco è quello della cultura. Borsellino, quando gli chiesero come mai si aveva scelto di occuparsi di mafia, Borsellino nasce come pretore in quel di Palermo, sappiamo tutti che insomma la competenza delle ex preture è cosa ben diversa dai reati di mafia, e lui disse: io ho cominciato ad occuparmi di mafia quando ho visto che troppa gente mi moriva attorno. Fra la gente che mi moriva attorno ci sono le 900 vittime di mafia, c'è Tonino Maiorano, c'è Pompeo Panaro. Non me ne vogliono se dimentico qualche nome, ma io poi c'è stato un periodo della mia vita che non l'ho vissuto a Paola, e anche io poi ho deciso di occuparmi di mafia perché in altre terre mi sono trovato mentre tanta gente continuava a morirmi intorno. È una occasione propizia, importante, sentita, solenne, anche commovente, emozionante, il ritrovarci in questa piazza del popolo. E mentre voi parlavate, io guardavo l'arco e pensavo che il funerale di Tonino si è tenuto proprio davanti all'arco di San Francesco. Quando arrivò la notizia, io ero in viaggio per Roma, poi sono ritornato la sera, e immediatamente comunicai la volontà, chiesi intanto alla famiglia se erano d'accordo, la volontà di tenere il funerale in piazza. Ci fu un esponente delle forze dell'ordine, non vi dico neanche qual arma, quale corpo, che mi disse: sindaco, stai attento,
Tu sei sicuro che Tonino Maiorano non è un mafioso? Attenzione, anch'io ho fatto la tua faccia, Marta. Poi con il senno di poi ho dovuto dare ragione a quella persona, la quale mi diceva, mi tutelava, mi diceva stai attento, aspetta le verifiche. Io dissi d'impulso, e se dalle indagini verrà fuori che Tonino Maiorano e quindi che la famiglia Maiorano è collusa con la mafia, io mi dimetto perché non voglio essere sindaco di questa città, perché non è possibile. Perché chi come me, per ragioni familiari, ha avuto l'onore e l'opportunità di praticare la famiglia Maiorana, ha avuto la possibilità di conoscere la mamma, il papà io non me lo ricordo tanto, ma conoscere poi i componenti del nucleo familiare, non mi riferisco soltanto ai fratelli, ma a tutti, i congiunti. E quindi chissà determinate cose, se per assurdo si fosse verificato che c'era un minimo di collusione, perché poi, perché ti dico che chi l'ha detto aveva in qualche modo ragione? Perché noi purtroppo ci siamo dovuti scontrare con delle realtà che ci hanno fatto rabbrividire, ossia cognomi all'apparenza irreprensibile che però erano collusi. E quindi in quel momento mi dicevano di stare attenti. Noi siamo andati avanti, abbiamo fatto la cerimonia in piazza, e quel giorno della cerimonia ero in piazza, e in piazza non c'era tanta gente, in piazza non c'era tanta gente, e io incominciavo a fremere perché volevo invece la partecipazione delle persone. Poi ho telefonato e mi hanno detto che c'era una marea che stava accompagnando il feretro di Tonino. Fare il sindaco, poi rappresentare una città, ovviamente il sindaco non è che l'interprete, no? Perché sarebbe presuntuoso soltanto pensare. Ogni sindaco piace rappresentare la parte bella, nobile, migliore della città. Io quel giorno, nella tragicità dell'evento, anche davanti alla reazione della famiglia e alla reazione della città, mi sono sentito orgoglioso di essere paolano, perché come al solito c'eravamo, perché come al solito ci siamo stretti attorno ad una tragedia, l'abbiamo fatta nostra. Questa sera una ricorrenza che nella sua tragicità ripropone un aspetto che lei ha, sul quale lei ha puntato molto, ovvero un orgoglio paolano, l'orgoglio di esserci e di partecipare anche di queste notizie come quella della morte di Tonino Maiorano, morte innocente, come ha puntualizzato il vice sindaco Cassano. Maiorano era l'uomo giusto al posto giusto e la mafia che è al posto sbagliato. Purtroppo sì, e quando succedono questi eventi poi a noi non rimane altro che raccogliere la testimonianza, il dolore, il ricordo, e cercare di trasformarlo in energia positiva per fare in modo da lasciare ai posteri, ai nostri contemporanei, il ricordo di quello che è avvenuto, ma anche l'impegno a fare in modo che non debbano ripetersi. Tonino Maiorano era un grande lavoratore, un capofamiglia stimatissimo, amatissimo dai suoi familiari, un amico di tutti, apparteneva ad una famiglia, come ce ne sono tante grazie a Dio, ad una famiglia bellissima, e quindi quando è successo quel fattaccio, ognuno di noi, ovunque si trovasse, qualunque cosa facesse, ha voluto esserci, ha voluto stringersi. Abbiamo fatto all'epoca il funerale in piazza, che ha visto una partecipazione, per noi il metro è sempre il 4 maggio, tipo il 4 maggio, ci siamo ritrovati come se fosse una sorta di processione. E a noi che adesso, anche grazie all'impegno di Libera, grazie all'impegno di Marta, di Edoardo, di Alessandro, grazie, dicendo grazie alle forze dell'ordine, alla magistratura, ecco, a noi non rimane altro che fare ogni giorno, cercare di fare ogni giorno meno errori possibile, di comportarci in un certo modo e di presentare una città
che abbia capito determinate cose e che si sappia comportare di conseguenza. Se ognuno nel suo piccolo, a cominciare dal sindaco ovviamente, si comporta in questo modo, probabilmente qualcuno non sarà morto in vano, qualche lacrima sarà stata versata nella maniera giusta, nel senso che poi da quella lacrima è nato un seme che ha germogliato e che ha prodotto buoni frutti. Questa sera la presenza di Libera per un ricordo che non è assolutamente un revival di un fatto criminoso, ma in realtà è proprio un momento di riflessione nel quale è chiesta alla cittadinanza di partecipare, di un argomento che probabilmente è ancora sotto traccia, presente nella società civile. Ecco, Libera, associazione di associazioni contro la mafia, questa sera ha lanciato dei messaggi precisi. L'intitolazione del largo a Tonino Maiorano sicuramente sarà un promemoria, però come si combatte quotidianamente la mafia? La mafia la combattiamo quotidianamente provando ad accompagnare specialmente le nuove generazioni in un radicale cambio di punto di vista rispetto al vivere questi nostri territori. Noi siamo figli e figlie di una comunità fin troppo remissiva, fin troppo timida nell'assumersi la capacità di sentirsi pienamente, tra virgolette, proprietari di questa terra e quindi amarla e governarla pensando anche alle future generazioni. Abbiamo sempre lasciato troppo spazio all'arroganza e alla prepotenza senza viceversa andare ad occupare degli spazi che ci competono in quanto cittadini di questa città, ma anche direi di questa Repubblica. Ecco, Libera cammina, prova a camminare, contribuisce in questo cammino delle generazioni nuove, provando intanto a ricostruire il tessuto, ecco, della memoria anche nelle parti più nascoste, più intime, quelle che generalmente vengono per comodità rimosse dal racconto ufficiale. E dentro, nel recupero di questa rimozione, nel recupero di questi dettagli che vengono lasciati all'oblio, cerca di costruire un senso di responsabilità ed anzi di corresponsabilità diverse, tenendo sempre presente il concetto stesso di diritti, il concetto stesso di cittadinanza, partendo sempre nelle nostre mani la nostra Costituzione.